Oltre 300 dei 1300 partenti della 47esima Pistoia Betone era per San Marcello, il primo traguardo competitivo di 30 chilometri della manifestazione. Già dal primo chilometro, alla testa della gara Lorenzo Castro, del gruppo sportivo Maiano, che ha tagliato il traguardo a San Marcello in 2 ore, davanti a Claudio Mazzola, Runcard, 2 ore 9:33. A completare il podio Gabriele Fiesoli, podista Medicia, 2 ore 10:19. Nella gara femminile si è imposta Michela Robu, a SCD Silvano Fedi, in 2 ore 20:49, davanti a Linda Grazzini, CAI Pistoia, 2 ore 21:30 e Anna Zillo, team KM Sport, 2 ore 28:30. La tua prima volta? Sì, prima volta, sì. È stata dura? Sì, sempre dura, le salite un po', sì, dura. Quanto ti eri allenato? Poco, perché mi sa che del 2022 l'ho provato a fare la betone e dopo questo San Marcello mi sono scoppiato, sì che l'ho provato questo per fare. Insomma, l'obiettivo è sempre di vincere, è andata bene, sì. Non è il tempo come volevo, ma è andata bene. È la tua prima volta? Sì, è la mia prima volta quando faccio 30 km nella mia vita, anche non ho mai corso tanto. Però è stato difficile. Sinceramente pensavo che sono la terza, la terza, però quell'altra andava a Betone. Allora sono molto contenta. Ho provato tanto a superare la seconda, tipo, o la quarta, dipende, nella mia mente ho provato a superarla e sono riuscita e sono molto contenta, spero di andare avanti così. Tu ti alleni col passeggino? Ogni tanto mi alleno anche con il passeggino, così ho iniziato, anche perché non ce l'ho tanto tempo alla disposizione, allora più o meno corro di giorno con la bimba, o sino di notte quando loro dormono. Alle 9 da Piazza San Marcello sono partiti 200 partecipanti al free walking, 20 km per tagliare il traguardo alle piramidi.